I primi tre secoli dell'impero sono un periodo di pace, di benessere e di relativa stabilità politica. Sono i secoli in cui l'impero raggiunge la massima estensione territoriale e un notevole sviluppo economico. Sono i secoli della Pax Romana, della pace romana e della romanizzazione, della diffusione del modello di vita romano incentrato sulla civitas, sulla città, in tutti i territori dell'impero. Esaminiamo la storia di questo periodo partendo dal primo filo rosso, il rapporto tra le forze che detenevano l'autorità e il potere di fatto di diritto, il principe, il senato, l'esercito. Il fondamento della Pax Romana è una relativa stabilità politica, assicurata dal nuovo sistema inaugurato da Augusto, più adatto rispetto a quello repubblicano, ad amministrare un territorio così ampio. Esso si fondava, come si è detto, sul delicato equilibrio tra il principe e il senato. Nei tre secoli di cui stiamo parlando, il principato, pur mantenendo nella forma l'impianto generale stabilito da Augusto, subisce un'evoluzione nel tempo, arrivando ad assumere tre forme principali. La prima è il principato ereditario. Nel primo secolo dopo Cristo, subito dopo Augusto, il principato è ereditario perché il meccanismo di successione al potere si fonda sul criterio di ereditarietà e consanguineità. All'imperatore succedeva, in sostanza, il figlio diretto o un suo parente molto stretto. Questo meccanismo inaugura il sistema dell'avvicendamento dinastico al potere, vale a dire che a succedersi al potere erano una serie di principi che appartenevano alla stessa famiglia. A questa prima fase appartengono due dinastie. La prima è la dinastia Giulio-Claudia, che regnò dal 14 al 68 d.C. È chiamata così perché il primo imperatore, Tiberio, proveniva dalla gens Claudia. Gli imperatori che si succedono in ordine di tempo sono Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. La seconda dinastia del principato ereditario è la dinastia dei Flavi, così chiamata appunto dal gens del primo principe, Flavio Vespasiano. La dinastia dei Flavi regnò dal 69 d.C. al 96 d.C. con gli imperatori Vespasiano, Tito e Domiziano. La seconda forma è quella del principato adottivo, che si basa sulla scelta del successore tramite adozione. Siamo alla fine del primo secolo d.C., più precisamente nel 98 d.C. Per garantire allo Stato una maggiore stabilità ed evitare le frequenti lotte dinastiche per la successione al potere, che avevano caratterizzato l'ultima turbolenta fase della dinastia dei Flavi, era l'imperatore stesso a designare il suo successore tra i quadri di spicco dell'esercito o dell'amministrazione, adottandolo formalmente come figlio. Il criterio di scelta non era dunque la consanguinità, cioè l'appartenenza ad una famiglia, ma altri criteri, quali per esempio il largo consenso che il candidato doveva avere e soprattutto le qualità necessarie per la gestione dell'impero. Non a caso, proprio questi criteri garantirono un periodo di relativa stabilità e di pace. Il periodo di circa 90 anni che va da Nerva, primo imperatore di questa fase, nel 96 d.C., fino a Commodo, fino al 192 d.C., un periodo che copre quasi tutto il secondo secolo d.C., è considerato convenzionalmente l'epoca di maggior splendore dell'impero e del principato, un secolo d'oro all'insegna della stabilità politica, della relativa pace, della prosperità economica e di una spiccata vitalità culturale.